Sono trascorsi poco più di 700 giorni dall'inizio dei lavori di costruzione dell'ospedale Monopoli Fasano e con le nostre telecamere siamo andati a vedere come procede il cronoprogramma di questa imponente e importantissima opera. Abbiamo intervistato l'ingegner Fabio Romani, direttore centrale Italia per Astaldi S.p.A. e l'ingegner Filippo Vidotto, project manager di Astaldi S.p.A. È un bel vedere, c'è un cantiere che cresce a vista d'occhio e fa passi da gigante, è così o no? Noi ce la stiamo mettendo tutta e se si ricorda ci siamo visti alla posa della prima pietra e da quel momento non abbiamo fatto altro che cercare di mantenere gli impegni assunti, nonostante le mille problematiche oramai ben note che è inutile che ci stiamo qui a ripetere. L'impegno di tutta la società è massimo e stiamo andando avanti su quella strada. A che punto sono i lavori? I lavori sono in una fase avanzata, come potete vedere i primi colpi di fabbrica sono sostanzialmente ultimati nella realizzazione delle opere strutturali. Questo ci ha permesso già di attivare ulteriori lavorazioni, sono in corso le partizioni interne, sono in corso la posa dei primi impianti, andremo a attivare entro fine anno l'installazione delle facciate, l'installazione delle carpenterie metalliche, quindi una fase di spinta importante del cantiere e penso che quello che potete vedere parli da sé. Ingegnere, quando si prende un appalto ci sono dei tempi di consegna dei lavori, per questo lavoro erano previsti 1000 giorni, ci sono state anche delle interruzioni, blocco totale dei lavori per la questione Covid. Pensate di poter rispettare i tempi? Allora, è una domanda difficile, soprattutto in un momento come questo in cui ci troviamo in una situazione che si ripresenta nella problematica Covid. E noi oggi da programma lavori possiamo registrare un leggero ritardo su quelle che sono le attività che abbiamo messo in campo, che ancora riteniamo di poter recuperare nell'incrementare appunto le attività che l'ingegner Vidotto prima vi accennava. Chiaramente quello che ci aspetta è tutto da capire. La cosa che ci rende confidenti sui tempi è che comunque l'impegno di tutta l'azienda è massimo e che qualora ci siano o ci dovessero essere alcuni ritardi saranno assolutamente tempi contenuti e comunque motivati e giustificati da degli eventi che sono indipendenti dalla volontà di tutti. Ingegnere, quanto manodopera state impiegando in questo periodo? Guarda, in questo momento sono presenti in cantiere circa 140 unità tra operai e tecnici. Chiaramente, come l'ho detto prima, avendo attivato le nuove lavorazioni, molto presto questo numero è destinato a aumentare sensibilmente. Per quanto riguarda l'impiego della manodopera, è stata privilegiata quella locale o arrivano da fuori? Allora, attualmente diciamo, questo è uno schema che la Astaldi utilizza un po' in tutto il mondo nelle sue commesse e tende a privilegiare chiaramente fornitori subappaltatori del territorio. Qui oggi devo dire con buona soddisfazione, anche perché faceva parte un po' delle previsioni iniziali, tutte le aziende che stanno operando con noi nella realizzazione di questo ospedale sono del territorio e sono locali. Ci auguriamo di poter continuare ad avere questo supporto del territorio per le forniture, ove non riusciremo eventualmente ci rivolgeremo altrove, ma ad oggi devo dire che tutte le maestranze sono del posto, dell'Interland sostanzialmente. State già predisponendo l'impiantistico al panno atterrato? Sì, come le dicevo prima abbiamo cominciato all'installazione degli impianti al piano interrato, cosa che ci permetterà a stretto giro di completare anche buona parte dei solai e quindi di poter attivare altre lavorazioni. Gli ospedali di Fasano e Taranto, le progettazioni, l'idea sono partiti praticamente insieme. Taranto era notevolmente avanti nell'attribuzione del progetto, Fasano era indietro, poi Fasano ha fatto un balzo in avanti, sono cominciati i lavori, adesso hanno cominciato a Taranto, dove dicono che in un anno
completeranno i lavori. È possibile questo? Chiaramente non mi posso esprimere sull'operato di colleghi o di altre imprese. Ho letto, seguo anch'io la vicenda, ho letto e ho sentito che il presidente Conte ha inaugurato l'avvio dei lavori e quindi mi auguro che effettivamente siano in grado di rispettare anche loro le tempistiche dichiarate. Chiaramente non sono indenni anche loro dalle problematiche che stiamo vivendo tutti, quindi sicuramente l'importante è che comunque i lavori si siano avviati e sicuramente avranno il loro corso. Noi dal canto nostro invece stiamo seguendo quelle che sono state le rigide indicazioni di programmazione per l'avvio di lavorazioni e stiamo cercando di andare avanti nel rispetto di quello che sono le previsioni contrattuali. C'è stato un cambio di quote all'interno della vostra ATI, voi era Astaldi e Guastamacchia. Che cosa è successo? Ma niente di particolare, sono cose che possono succedere in queste associazioni. L'impresa Guastamacchia ha scelto di uscire sostanzialmente dall'iniziativa per una sua scelta imprenditoriale, forse impegnata anche su altri fronti, e quindi Astaldi ha rilevato sostanzialmente in via totale le quote dell'impresa Guastamacchia e quindi oggi continua tal quale come prima nell'assumersi la responsabilità dell'ultimazione dei lavori. Sicuramente questo per Astaldi facilita un po' la velocizzazione di alcune scelte, di alcune che permetteranno e si ripercuoteranno positivamente sull'andamento dei lavori.